E siamo ritornati all'interno del canile di Cossato, di fatto periodicamente ritorniamo e con molto piacere. Lo facciamo naturalmente insieme all'assessore Gabriella Bessone con delega agli animali, tra l'altro una delega assolutamente nuova che lei ha accolto con molta passione. Lei non è molto autoreferenziale, ma lo diciamo noi. Con numerose attività, dal rinnovo della convenzione tra tutti i comuni proprio per la gestione del canile, con lo spazio di sgambamento ai giardini Arequipa, con numerose associazioni, da Alberto Scicolone all'altra che invece cura i gatti, davvero tantissime le attività e naturalmente siamo ritornati qui. È così? Sì, buongiorno a tutti. Sì, siamo ritornati qui perché era giusto innanzitutto far vedere come viene tenuto il canile intercomunale anche per i comuni che non hanno possibilità magari di venire a verificare di persona. Seconda cosa, per far vedere come viene tenuto il canile dai volontari e quindi è pregevole il lavoro che fanno. E terza cosa, è anche giusto far vedere i nostri amici pelosi proprio per eventualmente di possibilità di visite, di adozioni e quant'altro. Logico è che il nostro canile va avanti proprio con il lavoro dei volontari che attualmente oggi sono 30 volontari che a rotazione portano gli animali fuori, puliscono, accudiscono e quant'altro, oltre anche a quello che è le donazioni. Non scordiamoci l'importanza dei donatori, che va da quello che possono essere le coperte piuttosto che gli alimenti, piuttosto anche che somme che possono essere usate come sono state usate in precedenza a rinnovare dei lavori laddove necessitano. Che sono il presidente di ASPA, abbiamo organizzato diversi banchetti benché il lockdown ci abbia tenuto chiuso per diverso tempo. Proprio adesso sotto Natale ne abbiamo fatti 3, è andata molto bene, la gente è molto contenta e soprattutto più di sinergia con lo stesso canile, non solo come associazione. Questo è... Allora, sicuramente tutti gli aiuti sono ben accetti e se parliamo di gestione naturalmente non possiamo che scendere un pochino nel dettaglio anche coi numeri. Lei opera qui da 10 anni, quindi insomma parla con cognizione di causa. Adesso la situazione al canile com'è, magari rispetto anche a qualche mese fa? Ma la situazione bene o male non è invariata di moltissimo. Abbiamo, come tutti gli anni, i mesi in cui abbiamo più ingressi, che sono i classici mesi estivi. Questo anche a fronte di minori adozioni, perché la gente è più impegnata a pensare vado in ferie e dopo le ferie penso a prendermi un compagno di vita, un impegno un po' più duraturo. Ma siete bellissimi, ma guarda che bellissimi.